Roberto Benigni, candidato come miglior attore non protagonista per il film Pinocchio di Matteo Garrone. Signor Benigni, la favola di Pinocchio la accompagna da sempre. Che emozione le ha dato entrare nei panni di Geppetto e quindi passare questa volta nel ruolo del padre? E cosa ha ritrovato nel personaggio, anche rispetto alle radici, alle sensazioni e ai ricordi che questa favola ha portato nella sua infanzia? È vero che Pinocchio mi ha accompagnato proprio fin da quando sono nato. Mi chiamavano Pinocchietto da 3 anni, mio padre e mia madre. Vieni qua, Pinocchietto! E quindi, però, credo di essere l'unico attore al mondo al quale sia stata data l'opportunità, la gioia, l'immenso dono di fare Pinocchio e poi Geppetto da più grande, che è un personaggio meraviglioso, l'unico al mondo, una gioia immensa. E poi Geppetto, quando Matteo Garrone, che è un grandissimo regista, mi ha portato la prima versione di come venivo, ho detto: ma questo è mio nonno, è mio padre. Proprio nella domanda c'è la risposta, ci sono proprio le radici e proprio la sensibilità della mia infanzia, tutto c'è. Ed è un personaggio straordinario, pieno di umanità, di dolore, di amore, proprio il padre per eccellenza, un personaggio meraviglioso, il personaggio più straordinario che si possa pensare. Lei ha vinto 8 David di Donatello e ricevuto altre 3 candidature, tra le quali appunto quella nel 2003 proprio per il suo Pinocchio. Qual è il ricordo più bello legato ai David o l'edizione, insomma, che porta di più nel cuore? Oh, me li ricordo tutti, ma i David di Donatello sono. Ma non è che mi ricordo quelli dove sono stato, diciamo così, nominato oppure dove ho vinto un Davide. Me li ricordo tutti perché li vedo tutti. È uno spettacolo, è lo spettacolo del nostro spettacolo, una cosa meravigliosa. Forse quello che mi ricordo perché è il primo, dove vinsi la prima volta con il piccolo diavolo, era l'88, no? E allora fu la prima volta. E ricordo che non riuscivo a contenere l'emozione quando Monica Vitti mi chiamò che presentava Buttei a terra ai tavoli. Ballai con lei, feci proprio un tip tap e mi arrampicai su delle funi, non riuscivo a contenere la gioia, ma non ne perdo uno perché è proprio la manifestazione, proprio così, una dimostrazione d'amore per chi fa il nostro lavoro. Quindi sono tutti bellissimi, me li ricordo tutti con grande gioia, con grande gioia. Questo Davide Donatello cade in un momento complesso e inedito per tutti. Questo periodo di isolamento ha in qualche modo cambiato il suo sguardo sulla realtà o il suo modo appunto di guardare al cinema o al suo ruolo di artista? Oh, estremamente cambiato. Si cambia per delle cose minime, per un fatto che coinvolge così tutta l'umanità, dove abbiamo capito che siamo tutti lo stesso corpo, la stessa anima. È accaduto un fatto davvero incomprensibile alle nostre menti e ai nostri cuori, così forte, così possente anche umanamente, e sono cambiato per forza. E sento una grande compassione, naturalmente, per tutto il dolore che ci circonda e per coloro che sono stati male, che ancora stanno male, che soffrono. E quindi per il lavoro che noi facciamo, proprio lo spettacolo, ci è proprio dato di pensare, io penso a quello continuamente, a fare qualcosa che possa portare una scintilla di gioia, d'amore, di bellezza, di divertimento, di spensieratezza in questo dolore che ci circonda. Penso sempre solo a questo, sempre solo a questo.